hashtag Noi Amiamo gli Animali. Ciao a tutti, mi chiamo Camilla e vi do il benvenuto nella scuola dei piccoli e degli animali di Pets and Kids per amore a quattro zampe. Tutti pronti per una nuova ricerca? Ecco chi è il prossimo protagonista del video di oggi. Gli zoccoli sono simili a quelli di un cavallo, ma le corna ricordano quelle di una capretta o di un cervo. Insomma, questo animale è davvero un bel mix. Avete capito di chi stiamo parlando? Esatto, bambini, si tratta proprio dell'antilope. In questo nuovo video pensato per voi da noi di Pets and Kids per amore a quattro zampe, vi elencheremo tutte le caratteristiche di questi mammiferi noti appunto come antilopi. Appartenenti alla famiglia dei bovidi, in natura esistono circa 100 varietà di antilopi che differiscono tra loro non solo per caratteristiche fisiche, ma anche per abitudini e habitat in cui vivono. Ma quali sono? Con la stessa definizione ci riferiamo a gnu nero, impala, oryx, bongo, antilope nera. Sebbene sia stata avvistata anche altrove, il luogo di provenienza dell'antilope è la savana africana, ma ve ne sono esemplari anche in Asia e in Nord America. Si adattano facilmente ad habitat molto diversi, che spaziano dal deserto alle zone fredde, dagli ambienti semiacquatici alle montagne rocciose. Gran parte della famiglia è erbivora, quindi si nutrirà di germogli, di arbusti, alberi, steli, erba e foraggio. Ma in realtà gli antilopi si adattano anche per quanto riguarda l'alimentazione. Infatti si ciberanno di ciò che riusciranno a trovare. L'importante è che non manchi mai l'acqua, poiché ne bevono in abbondanza. Insomma, questo animale dovrà pur sostenersi, poiché il suo peso oscilla mediamente tra i 600 e i 700 kg. Ti è piaciuta la nostra ricerca sull'antilope? C'è ancora tanto da scoprire su questo mammifero. Se vuoi sapere tutte le curiosità, come nascono i cuccioli di antilope e le altre caratteristiche di questo simpatico animale dalle lunghe corna, clicca sul link dell'articolo corrispondente. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale e arrivederci al prossimo video di Pets and Kids per amore a quattro zampe. Ciao ciao!